grazie Marco Mancusi. Un applauso. Allora, dopo qualche anno noi abbiamo ospite a Monte San Savino Gianni Gnocchi con un altro spettacolo. Abbiamo comunque, lo seguiamo sempre in televisione, per fortuna ancora sei lì. Allora, come è Johnny Depp di persona? Tu che lo conosci? Beh, lui che fa Johnny Depp, io lo vedete. Infatti assomiglia un po'. E poi non accorgo di... l'idea era un po' di... Io avevo visto una foto di Johnny Depp che era appena stato lasciato da Vanessa Paradis ed era gonfio di alcol. E allora mi è venuto in mente, ho detto, guarda, Johnny Depp è perfetto per fare questa cosa, perché era proprio allo sbando, aveva finito il film dei pirati, non aveva più nessuna prospettiva nella vita. Allora ho detto, proviamo a rappresentarlo. E così siamo partiti da questa idea ed è venuto fuori questo spettacolo, La vita condominiale di Johnny Depp, che racconta appunto di questo rapporto tra me, che sono il suo servo tuttofare, e lui che è Johnny Depp e che invece non vuole fare più niente perché non ha più dalla vita nessuno stimolo. Quindi diciamo è questa continua contrapposizione tra non fare e iperattività, che poi alla fine ha una specie di posso dire di colpo di scena finale, per cui le parti in realtà si invertono e diventano completamente diverse da quello che hanno in realtà, ecco. Avete avuto problemi con i giorni di Pevero? Ha saputo di questa vecchia scena? Sì, lui ha saputo, è venuto, l'ha visto. No, perché noi l'abbiamo messa in scena dopo la sua formazione, è venuta alle fonte. Quando lui ci ha detto ok, potete andare, abbiamo deciso di... All'inizio però non era tanto... All'inizio non era convintissimo. Non era convintissimo. No. No, ma lì era ubriaco. Quindi poi ce lo siamo fatti amico, pian piano, insomma, ha detto ok. Ma ti piace come attore lui? Sì. Realmente? No, non mi dispiace. Cioè, non è che abbia visto tanto, però non mi dispiace. No, ho visto qualcosa, avevo visto quello dove lui faceva, credo, Dillinger. Nemico pubblico. Nemico pubblico. Ho visto qualche film, ma non mi dispiace. Ho visto ovviamente quelli di Tim Burton. Ecco, qui vedo liberamente ispirato a Oblomov. Sì. Che vuol dire? Cioè, No, ha ispirato Oblomov perché questa insipienza, questa inanità di Johnny Depp chiaramente richiamava molto il non fare di Oblomov, quindi ero fresco da una lettura di Oblomov e abbiamo preso alcuni pezzi del romanzo di Gonciarov e l'abbiamo proprio trasportati come se detti da Johnny Depp, perché si attagliavano benissimo a questo tipo di personaggio. Io volevo sentire Marco Mancisi che fa il gioco di tempo, no? Ma questo spettacolo è uno spettacolo totalmente comico, secondo te, o ha qualche altra aspirazione? È uno spettacolo comico perché c'è Jenny che segna la strada, però diciamo attraverso la comicità di Jenny si va anche in altri territori. Lo spettacolo racconta di una condizione comicamente folle, no? di una persona che vive l'idiosincrasia dei nostri tempi e quindi si porta dietro tutte le manie del voler fare a tutti i costi continuamente qualcosa. E in contrapposizione, appunto, come spiegava prima, c'è anche però dell'altro, di cui alle volte ci si dimentica. C'è anche un altro mondo, un altro modo che appartiene più all'interiorità delle persone e che ha altri tempi, altri ritmi, che è quello che dice continuamente nel suo romanzo Oblomov. Cioè, Oblomov trova dentro di sé un altro tempo, che è un tempo lento, diciamo, tra virgolette, ma è semplicemente un altro tempo. E un altro tempo vuol dire guardare anche le cose in un altro modo.
Quindi in realtà forse, se posso permettermi di aggiungere a quello che diceva Gene, a proposito del finale dello spettacolo, che i ruoli si invertono, forse più che invertirsi i ruoli si vanno a bilanciare, ecco, più che invertire, perché poi vuoi trovare nella lentezza la verità delle cose, vuoi trovare nell'idiosincrasia una verità della vita, dentro le persone c'è qualcosa che appartiene a tutti. E in questo senso credo che lo spettacolo raggiunga un livello di poesia anche che riguarda un po' tutte le persone. L'elemento della morte che è presente nello spettacolo riguarda tutti, no? Quindi diciamo il fatto che comunque alla fine tu ti dai tanto da fare, proprio alla fine devi morire, e questa cosa inevitabile riguarda tutti, e quindi diciamo Zakhar, il servo di Oblomov, fa i conti con questa morte, ci gioca, è ironico, ma nello stesso tempo gli fa fare delle riflessioni importanti. Ecco, questo riporta un po' al bello, anche per questo ricordo, come cioè il fatto di genere, anche riporta a una sorta anche di nobiltà del ruolo comico, inteso come comico tradizionale, quindi il comico di teatro. Ecco, ma, e questo, cioè, avete scelto, diciamo, i Johnny Depp, ma spunti dall'attualità ti vengono in mente? Come no? No, nel senso che questo è uno spettacolo molto attuale, perché, sì, proprio certo. Perché... E come diceva Marco, in realtà l'opposizione tra i due personaggi è tra una specie di apatia, che appunto è un altro tempo rispetto al vissuto, ma contro c'è questa continua sollecitazione della realtà di oggi, per cui tu sei continuamente sollecitato da qualunque cosa, dal corso, da sommelier, a internet, sei quasi obbligato continuamente ad interessarti di tutto, a fare qualcosa, ma continuamente, non a fare qualcosa, a fare qualcosa continuamente. Questo alla fine diventa quasi l'omologo dell'altro tempo, diventa un tempo sempre pieno, che poi in realtà non è più neanche, è un tempo che non ti riempie, coattivo, ecco, che è vuoto quanto quell'altro tempo. E tu come lo stai vivendo invece il tuo tempo di oggi? Tu ti prendi i tuoi... Beh, ma sarà pure cose mie. Cioè, un po' almeno diritto a una cosa mia. Scusa, c'è un po' di privacy, dico. Scusa, la franchezza. No, adesso io sono... Il tempo mio personale, io sono diventato papà di una bambina di 8 mesi, quindi il tempo è dedicato... Tra l'altro noi veniamo da Bellinzona, e abbiamo fatto 2 serate lì a Bellinzona, è venuta anche lei, la bambina, e quindi il tempo è dedicato a lei, quindi il mio tempo va lì, perché effettivamente è una gioia incredibile, però mi interesso, questo spettacolo ad esempio è uno spettacolo che forse per la prima volta io lavoro con uno spettacolo così, così strutturato, cioè c'è Marco che ha un'esperienza di attore fantastica, e abbiamo una regia come quella di Paolo Billi, che è un regista che adesso sta lavorando con i carcerati a Del Pratello a Bologna, ma ha esperienze teatrali. Infatti noi volevamo lavorare con Billy anche dentro, eravamo disposti anche a commettere dei piccoli reati, per averlo sempre. E quindi no, adesso, a parte gli scherzi, è un'esperienza che non è il solito monologo da quindi ha lasciato poco all'improvvisazione. No, c'è anche... No, no, non è che ci sia improvvisazione, però c'è un arricchimento, perché per cui cresce replica dopo replica, si capisce che è uno spettacolo che è destinato a crescere tanto, perché ha dei margini proprio nella struttura che lo consentono. Allora, intanto, se ci sono delle domande, così ovviamente.
se ci sono delle signore e dei signori presenti. Però per esempio lui è di Bellinzona. No, io sono di Lugano. Sì, no, è di Lugano. È venuto qui a vedere. Ah sì, ho fatto tutto gli anni. Ah sì? Eh sì, perché la Bellinzona era un po' lontana. Ha tirato un social di Bellinzona, avevamo. Lo so. Eh? Ah, lo so, me l'hai detto. Ma lei è, no, ma io sto è veramente qua. Ah, sta qua. No. Sono di Lugano. È di Lugano, ma sto qua. E lui è uno di quelli che ha portato il capitale in Italia. No, eh sì, ma no, che siamo fuggiti dalla Svizzera. Ah sì, fuggiti dalla Svizzera, ma perché siete fuggiti? Presto fuggiremo in Svizzera. Perché lì a Bellinzona si parlava di questa vostra fuga. Uno con il cappellino ha pochi capelli. Sì, ma ha detto siamo stati. E quindi adesso, perché noi domani torniamo là, cosa dobbiamo dire? No, veramente, se ci sono qualunque curiosità, se sono domande, noi siamo qui molto... No, diciamo, parlare di politica, di quella che piace. No, ma anche a qualunque cosa, tanto noi... Tanto che io volevo chiedere, sì, una domanda molto, forse anche troppo generica, però cosa rappresenta il teatro? È molto generico. No, il teatro no, veramente lo chiedono, però io devo dire che è la ragione per cui si fa questo lavoro, perché veramente è un po' come scrivere, cioè scrivi quello che vorresti leggere e a teatro dici quello che vorresti sentire proprio. E c'è veramente la libertà più totale. Poi c'è anche questo fatto che molto importante, che mentre in televisione ti sei subito, cioè ti subiscono, insomma, sì, è chiaro che poi ti dà popolarità, però accendi e ti vedono, e poi invece, insomma, al teatro vengono per te, vogliono capire cosa fai, ed è tutto un altro, è tutta un'altra gratificazione, è tutto un altro rapporto, e chi fa questo lavoro e lo fa con passione lo fa per questo. E soprattutto per le presentazioni che precedono. Per una cosa, vai, prego. Sul tema. Certo. Sarà una generica anche questa, ma oltre al fatto che voi conoscete da tempo, penso, da quello. No, invece ci ha conosciuti proprio. Ecco appunto, com'è nato questo connubio? Cioè, magari anche un incontro casuale, aveva visto delle. Lui assomiglia molto a Johnny Depp, quindi hai fatto le provine. Lui, sì, perché lui ha costruito lo spettacolo insieme ad alcuni autori, ha scritto il testo, poi a un certo punto io ho ricevuto una telefonata, ci siamo incontrati, c'è stata subito una bella sintonia. E abbiamo iniziato a costruire insieme. Noi non ci conosciamo proprio. No, perché in realtà io lavoro da tanti anni con Pina Guida e Paola Simone. Pina Guida non c'è, ma Paola Simone è presente, sono ormai 20 anni. E la caratteristica è quella di cercare sempre di fondere dei mondi un po' diversi, perché bontà loro sono, mi stimano, e quindi tutte le volte no, si cerca sempre di avere uno stimolo, cioè non fare sempre il solito teatro da stand up comedians con i pezzi diciamo paratelevisivi. Quindi stavolta devo dire che è stata per me una scoperta, vabbè, lavorare con Marco, che poi lo vedrete, di una bravura fantastica, e poi anche con Paolo Billi è stato anche un lavoro d'attore che per me è stato molto importante. Ma devo ringraziare di questo incontro soprattutto Paolo Simone e Pina Guida, perché sono loro che mi stimolano sempre ad avere queste sollecitazioni che sono molto molto positive. Quindi. Poi vabbè, ho scoperto una grande qualità di genere, di essere molto umile sul lavoro, non per niente arrogante o con delle idee, diciamo, rigide, invece molto molto disponibile, cioè
ci confrontiamo sempre, ci scambiamo, io imparo da lui, lui impara da me, provenendo da due esperienze completamente diverse, c'è una grande apertura. Possiamo anche dire, lui ha fatto più di 10 anni con Leo De Berardinis, quindi voglio dire, non è che siano esperienze, di fronte a un'esperienza del genere, essere arrogante è proprio la cosa più stupida che uno possa... Cioè, in scena non c'è diciamo il timore, sai, di sbagliare, anzi, cioè, siamo tranquilli, cioè, ci correggiamo a vicenda in scena, cioè, proprio un c'è molta complicità, c'è molta, sì, c'è... Okay. Allora, la risposta del pubblico come è stata questo? Ottima, veramente ottima. È uno spettacolo sorprendente, questo va detto, perché la gente, però per ora la gente esce piacevolmente sorpresa, perché è veramente un impianto completamente diverso dal solito. Poi la gente esce, anche le recensioni, quelle che sono uscite, sono ottime, quindi... Però scrivere una cosa del genere? Come? Scrivere una cosa del genere quanto ci vuole? Cioè, quanto ci avete impiegato? Una cosa ci abbiamo messo la scrittura... Cos'è? Sono già... Dunque, noi abbiamo cominciato a provarlo... diciamo, le prime prove ai primi di luglio, credo, no? Sì, quindi la scrittura... Diciamo che abbiamo cominciato... Io ho cominciato a scriverlo con Simone... da marzo, dallo scorso marzo. Poi abbiamo provato i primi di luglio, quando è arrivato Marco, e l'abbiamo... E quanti spettacoli avete fatto? Finora una decina di repliche. Siamo all'inizio. Siamo proprio all'inizio. Beh, i posti dove andare, scusate se vi chiedo queste cose. Non più in Svizzera, basta. Ecco. No, beh, cioè, i posti dove andare, no, vabbè, adesso però vale anche la pena dirlo. Cioè, in realtà la provincia una volta era, diciamo, la... la provincia in realtà era il posto dove andavi a rodare lo spettacolo poi presentarlo nelle grandi città. Invece adesso è molto più facile andare nelle grandi città perché vai... a percentuale, mentre invece in provincia, andando a cachet, adesso si è molto ristretta la possibilità, perché con la disponibilità dei comuni ormai non ci sono più risorse, quindi la provincia, cioè noi andiamo in posti dove una volta facevano come stagione teatrale 20 spettacoli, adesso ne fanno 6, 5, 6. 5, 6 se va bene, quindi questo si è capovolto completamente il tipo di rapporto con il lavoro, con la provincia. Insomma, una volta mi ricordo che prima di debuttare nelle grandi città facevi 30-40 date in provincia, invece adesso no, non è più possibile. E il pubblico della provincia rispetto quindi è più difficile quello della città? Perché di solito, ad esempio, da Sorezzo dicono sempre che è molto difficile come pubblico, non so, nel senso, io non sono una viva di qui, però vi dicono che tanti vengono nella provincia di Arezzo a fare questi test, diciamo, perché è un pubblico abbastanza difficile, lo dico, non ne sono sicuro. Il pubblico toscano in realtà c'è questa... Cioè, vi risulta? No. A me, noi ci siamo sempre trovati bene. Però sì, poi alla fine... No? Paola, stavo... Qui siamo venuti, credo che la tua memoria... parte qualche bottigliata, tra l'altro hanno bottiglie di plastica, non è andata malissimo. Ok, allora, anche se sono le 8:20, lo si dovranno preparare, lo spettacolo alle 9:30. No, noi non ci dobbiamo preparare. No, dovevi preparare te prima. Luca, io volevo comunque ringraziare il Terno 43, è un gioco delle parti ormai, se non è uno spettacolo.